Va bene, guarda, a lui magari può anche piacere, è evidentemente. Medaglia però... al valore, è una medaglia al valore. Sì, andiamo a Trieste da Mariella. Vai, vai Mariella, vai. Ciao ragazzi, buonasera Mariella da Trieste. Io vorrei parlare anche di cani. Sì. Sapete in che, per quale motivo? Perché naturalmente Trieste è infestata da cani. Ce n'hanno due, tre. Sì. E tutti i signori che possiedono ma mio nipote ha detto? Mio nipote ha studiato all'estero. Mio nipote ha detto? Mi ricorda quella lì, questa sì, qui, comunque, lei, devo avanti. Senti, mio nipote, là, e mio nipote favore. Ha detto, ecco, senti, e mio nipote ha studiato all'estero. Ma fallo tacere, metti giù col microfono, dille, fallo tacere, Direttore, allora, fallo tacere, direttore! Andiamo scusa, avanti, Mariella, dai. Tuo nipote che cosa c'ha? Non ho capito. Tutti. Io volevo parlare di cani, vi sto dicendo. Sì, ma che c'entra tuo nipote, scusa? Ma è Parenzo che dice queste cose. Io vorrei parlare di cani. Ce l'hai un nipote o no tu? Sì, che ha studiato all'estero. Mio nipote ha detto. Ma studia all'estero questo nipote? Sì. Sì. Certamente, allora. E che cazzo fa all'estero? Ha fatto dove? I masters all'estero, mio nipote? Quell'altra volta ha detto così, quanto, non ricordo. Quanto è scemo, guarda quel. Ma quel, io l'ha detto lei qualche mese fa e viene mandato da quel criminale di la corte ogni tanto. Mio nipote ha fatto i masters, così ha detto lei. Però io non dico niente. Mio e mi nipote avete stufato. È stato ecco. In Inghilterra a fare i masters. Ecco. Allora vedi. Metto giù, non concludo neanche. Aspetta, Mariella, dimmi. Perché, scusi, sa. Sì, volevo dire semplicemente che questi voce, cani l'ordano tutti i marciapiedi. Sì. E a questo punto io metterei delle multe solenni. Ma i cani o gli immigrati, scusi? Non ho capito, i cani o gli immigrati? Manderei un tir a casa della brambilla. Tir, ecco, sì. Questo vorrei fare. Allora, Mariella, scusa, ho capito. La tua ricetta è questa: siccome lordano i marciapiedi a Trieste, non so, in tutta Italia, immagino, no? Tu sei, però sei a Trieste, dunque stai dicendo i cani lordano, cagano sui marciapiedi, giusto? Lordano, è meglio dire esatto. Dunque, che cosa vorresti fare? Riassumi un po'. Mettere delle multe solenni ai proprietari dei cani, sì, giusto, e quelli che non pagano le multe naturalmente caricheranno su un tir e manderanno tutti gli escrementi a casa della signora Brambilla. Ma così sì, portare le cacche dei cani a casa della Brambilla, esatto. Come ti è venuta, esatto. Come ti è venuta questa cosa, Mariella? Mi piacerebbe quando ti facendo il master all'estero. Ma quando ci hai pensato sta cosa? Te la suggerita tu? Perché non posso sopportare che questi cani poi entrano anche dentro i supermercati, capisce? Mi dà fastidio. È un problema enorme quello. Che cosa? Non possono entrare nei supermercati, lo sai, no, Mariella? Sì, non credo ho capito, che ma ci sono alcuni supermercati che lasciano fuori. Posso dirle, signora, ma chi se ne frega? E li lasciano fuori. Posso dire, signora, ma chi se ne frega? Posso? Chi se ne frega? Io non me ne frego, me ne frego che vada detto, a vedere piuttosto Netanyahu cosa fa con i migrati. Cosa c'entra Netanyahu? Cosa c'entra Netanyahu col più. Problema dei suoi cani? Cosa c'entra? No, i miei cosa cani c'entra? Non ci sono, i miei cani, io non ne ho cani. Non ne ha cani, figuriamoci. Ha solo il nipote che studia all'estero al master. No, scusami, Mariella. Con questo? È mio nipote, ha detto? Questo? Mio nipote. Ma con questo sto dicendo semplicemente che lei ci ha telefonato per i cani. Evidentemente il genio del nipote all'estero le ha suggerito questo metodo di mettere no, questo... No, mio nipote in questa cosa non c'entra. C'entro io, mi prendo la responsabilità sì, di quello sì. che sto dicendo sì. e Parenzo dovrebbe tacere. Sì. Perché Netanyahu? Perché ma Netanyahu? Lì c'è stata una esatto. fuga di cervelli col nipote o no? Da trattarsi anche Parenzo, va. Sì. Che rogna c'entra, che rogna da grattarsi. Parenzo, che rogna. Che lui difende sempre tutti gli immigrati che vengono qua sì. e dopo Netanyahu fa le e vuole mandarsi via. Cosa c'entra gli immigrati con Netanyahu beh, e con me questo è adesso. Vero, li vuole mandare qua, li vuole mandare cosa qua. C'entro vuole io con Netanyahu? Li vuole mandare tutti ma a casa mio nipote? Di Parenzo mi ha detto suo nipote? Tutti a casa chi è di che gli ha detto li lei? Mandiamo questi qua. Ma chi gliel'ha detto questo? A casa di Parenzo. No, voglio capire questo, quando c'è il ritorno dei cervelli? Quando è che suo nipote torna in Italia? Lasci stare mio nipote che non c'entra niente. Non no, posso neanche, sapere... neanche un'unghia di mio nipote vale no, ma... lei. Cioè, questo siamo d'accordissimo tutti. Che cazzo, ma io voglio che tuo nipote, mi che cazzo studia che il nipote sia andato all'estero. Ma perché ti dispiace? Che cazzo... Questi cervelli devono stare in Italia. Tuo nipote che cosa qua? Fa all'estero, Mariella? Mio nipote è a Cambridge. Che cazzo fa a Cambridge tuo nipote? E farà il master a Cambridge? Fa ricerche.
farmaceutiche. Ricerche farmaceutiche. Ottimo, fa ricerche, benissimo, vedi, i talenti all'estero vanno. Migrante economico, migrante economico. Ma fammi piacere, Parenzo, smettila di desce qui, c'è ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni sera, guarda, ti interrompi tutti, basta, cara, simpatica sta signora. Fare, portati a casa la come si chiama? Chi quella della rumena, la che doveva venire a casa tua, portati a casa e la finiamo là, no? Quale rumena? Zabaeta. E poi sai che cosa? Io cito sempre Giannino. Che dice sempre basta. Questo povero Giannino citato. Giannino è una persona seria, citato da questa signora qua. Pensa a te, povero Giannino. Ciao Mariella, ciao. Buona serata, salve, ciao.